Eccolo Stefano Maio, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, un buon pomeriggio a tutti quanti in questo martedì e ovviamente andiamo a parlare di argomenti di giornata, tanto da dire, infatti ho suddiviso in più parti il video di quest'oggi. Prima di partire comunque sempre bel pollicione alto alto e poderoso, se il video fosse stato di vostro gradimento iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura di ogni video. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivella Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partiamo con un titolone abbastanza importante di tutto sport che fa intendere che al raggiungimento del traguardo Champions League, quindi di questa famosa qualificazione che sbloccherebbe anche la corsa allo sponsor e ovviamente degli introiti importanti per fare il mercato, al netto della ricapitalizzazione di 200 milioni, Massimiliano Allegri potrebbe, mettiamoci il condizionale, essere sollevato dall'incarico tramite un annuncio ufficiale nei portali della Juventus, quindi sito ufficiale della Juventus. È una notizia che incalza e non poco, ovviamente io nel titolo mi sono limitato a mettere un punto interrogativo perché non è ancora detto che questo si verifichi, però ci sono veramente molte possibilità che la dirigenza prenda questa decisione anche per spianare la strada verso il nuovo allenatore che verrà e vedremo appunto se sarà Thiago Motta o se Elkan vorrà farci una sorpresa eventualmente con l'entrata del socio e quindi più disponibilità economica per andare su un top name. Ecco, quindi ovviamente si potrebbe delineare un panorama abbastanza particolare, soprattutto se la Juventus dovesse vincere il derby e comunque si cominciano già ad incatenare degli incroci di risultati in cui l'Atalanta, il Bologna e la Roma cominciano a perdere punti, ricordandosi anche che comunque ci sarà Roma-Bologna in cui queste due squadre ovviamente perderanno comunque terreno. Quindi insomma, ragazzi, potremo raggiungere, come ho detto, la qualificazione matematica anche in 3 partite. Secondo me la Juventus deve puntare a vincere col Torino, col Monza e con la Salernitana e tentare ovviamente di non perdere terreno fertile contro Bologna e Roma, oltre che cercare di fare un'onesta figura contro il Milan in casa. Quindi insomma, sicuramente non è un calendario facile, però la Juventus dopo la vittoria di Firenze ha avuto uno slancio importante a livello emotivo e di entusiasmo e secondo me, come ho detto, se dovessimo vincere il derby della Mole, non dico che abbiamo ipotecato le prime 4 posizioni, però ci siamo molto vicini. Poi, piano piano, mentre ci addentriamo verso il derby, incominceremo a vedere le formazioni, chi ci sarà, chi non ci sarà, quale potrebbe essere appunto l'idea di gioco di Allegri, eccetera. Allora, altra notizia importante, c'è, sembrerebbe, un ballottaggio molto importante tra Bin Salman, che comunque è anche in contatto col Milan, lo sapete benissimo, e Jeff Bezos, che ultimamente ha incontrato comunque John Elkann. Ovviamente l'obiettivo di entrambi è quello di poter scrivere il proprio nome come importante sponsor, ovviamente socio della Exor, ovviamente cercare di investire anche dei soldi in Juventus, cosa che Elkann non vuole più fare, come ben sapete, e quindi, come abbiamo detto, l'obiettivo è quello di incassare circa 1,5 miliardi. Quindi, insomma, se questo scenario dovesse svilupparsi, è chiaro che uno dei due soci, o anche tutti e due, dovrebbero andare su un allenatore top. Sapete che sia gli americani che gli arabi vogliono fare la loro bella figura e quindi sicuramente non guarderebbero a spese dal loro portafoglio. Quindi, in tal senso, mi arrivano anche delle notizie che Andrea Agnelli potrebbe essere in corsa per la carica di nuovo di presidente, perché comunque ad entrambi farebbe comodo avere di nuovo un nome Agnelli all'interno della dirigenza. Anche qui, ovviamente parliamo solo di rumors, di voci di corridoio, però era doveroso comunque riportarle e ragionare a voce alta con voi, perché insomma questi spifferi è da un po' che ci sono e quindi ovviamente qualcosa di veritiero c'è, cioè il fatto che Andrea Agnelli stia dietro le quinte cercando in qualche modo di entrare prepotentemente in presidenza e ovviamente diventare vicepresidente della Superlega, perché comunque presidente sarebbe Bin Salman. Insomma, vedremo anche qui come si svilupperà la vicenda, sarò molto curioso di capire quanto ci metterà eventualmente Elkan a far entrare questo socio, ma io credo proprio, come diceva anche Gigi Moncalvo e come ribadiscono i siti di Calcio e Finanza, Sole 24 Ore e FM Milano Finanza, l'idea è proprio quella di far entrare questo socio e Elkan mantenere comunque una posizione di rilevanza nel CDA, ma senza dover sempre essere presente tra stadio, allenamenti, capire come stanno andando le cose, scegliere l'allenatore. Insomma, Elkan si tirerebbe fuori
dai fari, dai riflettori in maniera molto molto sensibile. Poi, altra notizia, Ramadani a Torino, procuratore, agente di chiesa per cercare di trovare un accomodamento a livello di prolungamento di ingaggio e di contratto. Chiesa ha detto un sì, grande come una casa, al prolungamento però per un anno, quindi questo famoso rinnovo ponte di cui si parlava fino al 2026. Chiaro che è slittato tutto, pensate un po', doveva esserci già un accordo a gennaio, massimo a metà febbraio, e poi ovviamente, visto anche l'infortunio e un po' il calo di rendimento di Chiesa, è tutto slittato. Poi è chiaro che Allegri ci ha messo del suo, diciamo, non dando certe sviolinate al ragazzo, mettendolo anche fuori ruolo e un po' in difficoltà nelle sue prestazioni. E quindi, ecco, ci è arrivato in questo momento che però finalmente c'è un po' di luce fuori dal tunnel. Come abbiamo detto, alcune squadre di Premier fanno veramente la corsa per avere il ragazzo, perché continua a essere, secondo me, in prospettiva uno degli esterni più forti a livello italiano. E quindi Liverpool, Newcastle sono alla finestra, anche l'Aston Villa, vedremo cosa dicerà di fare la Juve. Però al netto di queste proposte dalla Premier, Chiesa sembra aver già deciso di dire sì alla vecchia signora e rimanere ancora un anno minimo, vedendo appunto come andrà anche l'Europeo con Spalletti da Euro 24 con l'Italia, e poi insomma capire un attimo se ci sono i presupposti col nuovo allenatore di tornare a centrare nel progetto. Io credo che questa sia la situazione ideale, perché comunque il nuovo allenatore sembra aver deciso di tenere lui, Sule, Yıldız e Vlahovic inamovibili. Vedremo anche Felipe Anderson, visto che arriverà, che ruolo avrà, perché anche qui dipenderà molto dal modulo che verrà scelto, però secondo me dovremo avere una rosa abbastanza folta e ricca, e quindi direi che, a parte gli esuberi e le cessioni che ci saranno, alcuni giocatori devono essere anche dei doppioni, perché comunque ti devi fare la Champions League, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, il campionato, e dall'anno dopo anche il mondiale per club. Quindi secondo me la società deve anche ragionare da un punto di vista di rosa lunga, servono almeno 25-30 giocatori. Ecco perché dico che Chiesa secondo me deve essere comunque considerato un tassello, un talismano importante del nostro futuro. Ecco, altra notizia interessante uscita da poco è quella che riguarda Mattia Zaccagni, giocatore che, come sapete benissimo, in forza alla Lazio, sta rendendo anche abbastanza bene, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, anche lui in cerca di riscatto in una big, pronto per fare il salto. Ecco, la Juventus ha aperto i primi contatti col giocatore e l'agente e propone 3,5 milioni di ingaggio al giocatore. Ovviamente si aspetta appunto la Lazio per capire se vuole parlare di rinnovo e quale cifra proporrà. Vedrete che lo Tito andrà a ribasso con bonus alti, perché lo ha fatto anche con Felipe Anderson e il brasiliano si è convinto a venire da noi. Vedremo se sarà la stessa cosa, però la cosa interessante è che già in estate, quindi dal 1 luglio, quando aprirà il calciomercato, la Juventus potrà provare ad accaparrarselo per una cifra attorno ai 15 milioni, massimo 20, tenendo conto dei bonus importanti. Quindi ecco, la Lazio potrebbe aprire a una cessione, quindi noi ovviamente vendendo qualche pezzo che non sia importantissimo potremo arrivare al giocatore, però anche qui dipenderà da quale sarà l'allenatore. Come abbiamo detto, in pole position sempre ad oggi rimane Thiago Motta, e ovviamente è un giocatore perfetto per fare il 4-3-3 o il 4-2-3-1 che predilige il tecnico oriundo. Quindi insomma, diciamo che ci sono tante notizie confortanti che in qualche modo fanno capire, come ho detto, che c'è vita, c'è entusiasmo dopo Allegri. Finalmente è caduto il totem, la credenza anche a livello giornalistico che soltanto Allegri possa vincere, che soltanto Allegri possa mandare avanti la Juventus, cosa non vera. In realtà la verità è una sola, che Allegri è l'unico allenatore in questo momento storico del calcio italiano che sta mettendo i mattoni e i freni a mano tirati a una rosa che ha un margine di miglioramento, un esponenziale elevatissimo, e vedrete che mo che arrivi Motta, mo che arrivi Conte, mo che arrivi Zidane, mo che arrivi Klopp, qualsiasi allenatore di punta col cambio di proprietà eventuale, questa rosa con 4-5 tasselli in più da fuori, la cessione degli esuberi, il rientro dai prestiti dei giovani e il potenziamento del vivaio dell'Under 19 e Next Gen, più diciamo il miglioramento che verrà fatto anche nei giovani che ci sono già in seduta stante appunto in prima squadra, ci sarà la possibilità di costruire una rosa già competitiva per quest'altro anno per lo scudetto e non in 3 anni come diceva Allegri, e soprattutto che a mio modo di vedere possa ambire quantomeno a passare il girone di Champions League, che è ovviamente secondo me il primo obiettivo che si prefisserà la dirigenza con l'avvento del nuovo allenatore, l'avvento dello staff di Giuntoli che è in contatto proprio col tecnico, col DT toscano per arrivare,
e ovviamente quindi ci aspettiamo tutti comunque questo, perché comunque a livello di incassi, se tieni i costi bassi nella gestione della rosa e degli ingaggi, potrebbe essere un toccasana già arrivare agli ottavi di finale e disputare appunto la doppia sfida. Chiaramente ci sarà un formato diverso, come sapete benissimo, quello del tipo stile tennis. Ci saranno anche l'eventualità di fare più partite e quindi questo è sicuramente un motivo di vanto per le nostre casse. Avremo la possibilità di guadagnare qualcosa in più se più spingiamo ad arrivare avanti. Ecco perché serve una mentalità vincente e proattiva che in qualche modo inculchi nei giocatori questa idea di alzare l'asticella costantemente, dall'allenamento alla partita. Quindi già nell'allenamento ci vogliono delle migliorie a livello di atletismo, a livello di performance, a livello di tipologie di esercizi, resistenza, fiato, tutti esercizi che vanno cambiati, va cambiato completamente lo staff, e l'allenatore che arriverà sarà maniacale come giuntoli nello sviluppo di queste dinamiche, questi fattori. Quindi si tornerà, ripeto, alla cura dei dettagli e ovviamente si tornerà a parlare di trofei, si tornerà a parlare di essere Juventus, si tornerà a parlare di voler dominare le squadre che si incontrano e non ci si nasconderà più dietro un dito. Quando si giocherà con le piccole, con le squadre di media classifica, si dirà oggi puntiamo a fare 3 punti. E finalmente, io credo, nelle conferenze stampa i giornalisti potranno fare domande di calcio e l'allenatore risponderà per le rime, risponderà parlando di tattica, di caratteristiche dei giocatori, di scelte tecniche mirate a vincere un certo tipo di partita e affrontare un certo tipo di squadra. Quindi finalmente anche nei nostri video si andrà oltre l'Allegri out, no? Perché molti allegriani pensano che una volta che Allegri sarà fuori non avremo argomenti. No, è il contrario, finalmente i canali YouTube degli youtuber Allegri Out potranno arricchire, diciamo, i contenuti dei propri video, perché si tornerà a parlare di calcio e di Juventus. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza Juve fino alla fine.